thank you. What a band. Buonasera a tutti. Bravissimo, grazie. It's good to be back in Italy, my home. Tutta Italia, tutti amici. Thank you all. Johnny Farina. Mr. Johnny Farina. Thank you so much. Thank you. Seriously. Luca, vieni qui un pochino vicino a me. Ti ringrazio per questo onore, potrei anche emozionarmi. Non ti allontanare, sempre di là, passiamo con il prossimo artista. Cerco di sfuggire alle tentazioni. Passiamo con il prossimo artista, i prossimi due pezzi, scusami, Such a Night e Don't Be Cruel. Questo è un omaggio al grande, mitico Elvis Presley. Signori e signore, per voi su questo palco, Al Bianchi! E rubo assolutamente la linea per tornare ovviamente nel nostro studio dietro il palcoscenico al Foro Non Aria Senigallia. Signore, è tutto rigorosamente in diretta e ho dovuto assolutamente rubare la linea per un grande personaggio, lo vedete vestito di bianco e di rosso accanto a me, meraviglioso Dario Salvatori. Buonasera Dario. Buonasera, buonasera a tutti gli appassionati di rock and roll, siamo nel posto giusto. Mamma mia, quanto ci stiamo divertendo Dario. Sì, ma... rischiamo l'infarto ogni sera, però ci stiamo... Lo rischiamo in senso positivo, perché certo, davvero si respirano delle grandissime emozioni, ma quanta storia, io
ho finito di intervistare Marshall, davvero mi sono dovuta riprendere con un bicchiere d'acqua, un attimo, respiro a pieni polmoni, perché davvero è incredibile. Un grande assoluto, un protagonista del rock and roll e soprattutto un uomo che l'ha visto dall'inizio, insomma, oggi qui a Senigallia si ricorda il cielo dell'estate del 54, beh, l'estate del 54 è proprio l'estate in cui partì tutto, no? Eh sì. E lui se te l'ha raccontato, te lo può aver raccontato meglio di me. Certo, perché partì la prima formazione dei Comets, certo. Allora, con Dario Salvatori, ovviamente un grandissimo critico di musica, ne può veramente parlare, ne potrebbe parlare per ore, fino a segnare giorni, mesi, anni. Musica straniera, musica italiana, chi più ne ha più ne metta. È chiaro che lui è un grandissimo amico del Summer Jamboree. Da quanti anni frequenti questo festival? Ma da più di 10, insomma, o da 10, da 11, non mi ricordo, ma è ovvio che sono un fan di questo festival, perché è un festival, sai, trasparente, che non è male. E poi c'è buona musica e ci sono grandi personaggi. Macca, ci sei? Non ci sono, sono qua. Grandissimo. Allora, ti ho portato un altro bellissimo ospite, visto come è proprio abbigliato all'occasione. Dario, ciao Dario. Dario, eccomi. Amico del Summer Jammer, un amico di Arancia Network. Ogni volta, insomma, abbiamo il piacere di averti con noi ospite per commentare, da esperto quale sei, le note, i colori, le atmosfere di questo grandissimo festival. Senti, ormai le quattro star del rock and roll di quest'anno, di questa edizione, si sono già esibite, quindi vorrei chiederti, secondo te, qual è stato lo spettacolo che ti è piaciuto di più? Ma guarda, secondo me non c'è stata delusione, sono state tutte all'altezza delle aspettative, eccetera. Beh, credo che dal punto di vista stilistico quello che mi è piaciuto di più forse è proprio Johnny Farina, come si autopronuncia lui, perché in fondo quando lui era popolare con il fratello come Sante Johnny era un po' l'antitesi del rock and roll, no? Sante Johnny proponevano slow, lenti, balli da mattonella e poi strumentali. C'era rock and roll. Strumentali, certo. E adesso invece, vedete, la sedimentazione crea poi rischi piacevoli. Cioè lui oggi è uno, non soltanto anagraficamente, ben inserito nella cultura rock and roll, anche se all'epoca suonava altre cose. E questo la dice lunga, secondo me, sulla cultura rock and roll, che non morirà mai. È vero. Senti, io devo dire una cosa. Io sono rimasto molto colpito da Marshall Lytle, perché sì. In lui sicuramente si vede quanto cuore c'è, quanta passione c'è e soprattutto quanto gli piace fare ciò che fa, cioè il rock and roll. Cioè, questo uomo che ha dei problemi comunque fisici dovuti all'età, si aggira intorno agli 80 anni, non è voluto mancare a questo appuntamento, nonostante che con i Comets siano già stati al Jamboree 4-5 anni fa. Quindi io devo dire che ha dato un esempio veramente anche alle nuove leve, a coloro che si affacciano al mondo della musica e del rock oggi, per dire, insomma, come si fa, come si approccia il rock and roll, con grande naturalezza, ma soprattutto con grande cuore, con grande passione, giusto? Ma io credo che lui dimostri proprio questo, no? Che il rock and roll è una musica squassante, ribelle, motoria, quello che vogliamo, però ci si può esprimere anche così come lo fa lui. Io questi giorni l'ho conosciuto meglio, lo conobbi poi quando venne con i Comets 5 anni fa, ma tra l'altro sta vendendo una casa in Missouri che a me farebbe tanto piacere, non so se sono all'altezza, anzi approfitto dai telespettatori, dei radioascoltatori, insomma, se qualcuno mi vuole favorire, perché me lo meriterei, insomma. Senti, no, perché potremmo fare una società, Dario, guarda, ecco. Non è un problema. Perché lui è in Florida e quindi vorrei partecipare anch'io. Sì. Che manca, chiaro. Amico, non ti facciamo fuori, tranquillo. Senti, io so che Dario è anche un grande appassionato di auto d'epoca, so che tu hai qualche mezzo importante con cui hai rischiato di non riuscire ad arrivare in tempo al Summer Jamboree qualche giorno. Quest'anno sì, mi sono fermato, ma insomma non era quello, però oggi abbiamo fatto questa sfilata meravigliosa con le automobili pre-68 e ci siamo divertiti da morire. Io ho una Studebaker del 53, che è una macchina un po' particolare, perché poi la casa fallì molto presto e quindi diventò rara, è rara anche in America. Sì, sì. Ci sono pezzi di ricambio? Non c'è nulla, non c'è nulla. Non ci sono neanche i meccanici che possano mettere mano su un'automobile del genere. E per cui mi sa che anche è stato molto difficile trovare i pezzi di ricambio per riuscire ad accomodarti l'auto. Senti, ma per dare anche un consiglio ai nostri amici che ci stanno guardando in TV, che ci stanno ascoltando anche in radio, dove si possono trovare questi mezzi e qual è più o meno il prezzo all'incirca medio, insomma, per avere una Cadillac del 55, una Chevrolet, insomma, mezzi
belli come guarda, se ne vedono qua al Jamboree. Tutti restaurati, intendo. Sì, già sì, sì. Pronti per essere messi in autostrada e andare. Guarda, io non sono un espertissimo, ti dico la verità, sono semplicemente un amante, un amatore proprio di questa linea, di questo design, perché trovo che in quell'epoca le macchine avevano una faccia, degli occhi, un naso, erano altra cosa, insomma. E, ci sono, diciamo, delle marche che si trovano e costano care, e tu hai nominato Cadillac, ma vorrei dire anche Buick, vorrei dire anche Chevrolet, si trovano ma costano. Per esempio la mia, la Studebaker, costa ma purtroppo non si trova per i motivi che ho detto prima. Quindi, però io penso che con 20-30 mila euro queste macchine qua si trovano. Se sono poi particolarmente accessorate o altre, possono stare anche a 50.000, insomma. Purtroppo è amatoriale, non è sì, non è che vai su quattro ruote e leggi la cosa, no. Stai comprando una macchina per andare a sì, lavorare. Sì, sì, con dei pezzi unici anche, insomma. Quindi, ma perché volevi comprare un'automobile? Io ce l'ho da sempre in mente un acquisto del genere, ma attualmente non ho quella, la cosa più importante, ovvero soldi da spendere. Però mi informo perché non è mai detto, insomma, nella vita tutto può succedere, un gratta e vinci di quelli fortunati, di quelli che abbotta sicuro. Quale sarebbe il tuo sogno, scusa? Se potessi comprarla, quale in realtà? Ma allora io non sono un intenditore, perché non saprei dirti il modello. Ne ho viste tantissime in tutti gli anni di Summer Jamboree e insomma... ho visto modelli intorno al 55-56 particolarmente arrotondati, sì, con quei musi lunghi, con quei musi lunghi, quelle cose, insomma, sono molto belle. Quindi se potessi, magari di quelle cabrio, quelle aperte, no? Che fa molto proprio cost to cost il viaggio. Vabbè. Siamo d'accordo. Sentite, allora sul palco intanto continua la musica, tra l'altro il cantante appena è salito sul palco ha detto ciao Milano, mi auguro che fosse uno scherzo, mi auguro, no, perché poi in inglese ha detto wrong place, ha detto, o forse ha detto il nome della città sbagliata, chissà, succede. Il rock and roll crea vertigine. Ma anche perché questi poi girano l'Italia, girano l'Europa continuamente, quindi magari a volte si sbagliano. Il rock magari and roll... ieri era a Milano. Magari ieri era a Milano, è rimasto lì con la mente, gli è piaciuto talmente tanto. Mac, allora salutiamo Dario Salvatori che carinamente ha accettato. Ciao Dario, grazie. Grazie. Magari grazie più tardi può tornare a trovarci. Con grande piacere. Con grande a più tardi, piacere. Torniamo con la musica dal palco del Foro Nonario, perché c'è la Abbey Town Jump Orchestra e i suoi numerosissimi ospiti. A tra poco!